Parola del Signore. Come sapete, qualche settimana fa ci sono state le giornate teologiche dove diversi di noi hanno partecipato. Non voglio stamattina fare la sintesi dei giorni che abbiamo trascorso là, ma certamente il Signore ci darà un tempo per ritornare. Però ecco, si è parlata della preghiera, questa sconosciuta, no? L'approccio alla preghiera è un approccio trinitario, diceva l'autore principale, si colloca nella cornice di un patto che Dio stabilisce, al di fuori di esso qualsiasi preghiera elevata al Signore è un abominio, ci si colloca nella consapevolezza del fatto che Dio è un padre amorevole che desidera, vuole che i suoi figli lo invochino. Dicono che i suoi figli invochino il suo nome, egli sa dare buoni doni ai suoi figli. E poi ecco, al termine delle giornate teologiche siamo restati là per il culto e l'oratore principale Bill James, marito di Sharon James, che era oratrice alle giornate teologiche credo del 2009-10 sulla femminilità, ha predicato e ha considerato una preghiera che è presente nella scrittura ed è la preghiera di Anna. Stamattina pensavo, ecco, di condividere con voi la predicazione del fratello James. Certo, fa riferimento agli appunti che ho preso lì nella presenza al culto di Appado. Quindi leggeremo da 1 Samuele al capitolo 1 l'intero capitolo e ci soffermeremo su questa preghiera di Anna. Così il titolo inizia il libro di 1 Samuele, capitolo 1, dal verso 1. Vi era un uomo di Ramatain Zofin, della contrada montuosa di Efraim, che si chiamava Elcana, figlio di Jeoram, figliuolo di Eliu, figliuolo di Tou, figliuolo di Zuf, l'Efraimita. E quest'uomo aveva due mogli, una per nome Anna e l'altra per nome Peninna. Peninna aveva dei figliuoli, ma Anna non ne aveva. E quest'uomo ogni anno saliva dalla sua città per andare ad adorare l'Eterno degli eserciti e ad offrirgli dei sacrifici a Shilo. E qui erano i due figlioli di Eli, Ofni e Fineas, sacerdoti dell'Eterno. Quando venne il giorno, Elcana offerse il sacrificio e diede a Peninna, sua moglie, a tutti i figli e a tutte le figlie di lei la loro parte. Ma ad Anna diede una parte doppia, perché amava, benché l'Eterno l'avesse fatta sterile. E la rivale mortificava continuamente Anna, fin di inasprirla, perché l'Eterno l'aveva fatta sterile. Così avveniva ogni anno, e ogni volta che Anna saliva alla casa dell'Eterno, Peninna la mortificava a quel modo. Ond'ella piangeva e non mangiava più. E Elcana, suo marito, le diceva: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il cuore tuo? Non ti valgo io più di 10 figli? E dopo che ebbe mangiato e bevuto a Shilo, Anna si levò. Il sacerdote Eli stava in piedi in quell'ora, seduto sulla sua sedia all'entrata del Tempio dell'Eterno, e ella aveva l'anima piena di amarezza e pregò l'Eterno piangendo dirottamente. E fece un voto dicendo: o Eterno degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me e non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò all'Eterno per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa. Come ella prolungava la sua preghiera dinanzi all'Eterno, Eli stava osservando la bocca di lei.
Anna parlava in cuor suo e si muovevano soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la sua voce. Onde egli credette che ella fosse ubriaca e le disse: quanto durerà questa tua ebbrezza? Va a smaltire il tuo vino. Ma Anna rispondendo disse: no, signor mio, io sono una donna tribolata nello spirito. Non ho bevuto né vino e né bevanda alcolica, ma stavo spandendo l'anima mia dinanzi all'Eterno. Non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della tristezza mia mi ha fatto parlare fino adesso. Ed egli replicò: va in pace, e l'Iddio di Israele esaudisca la preghiera che gli è rivolta. Ella rispose: possa la tua serva trovare grazia agli occhi tuoi. Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò, e il suo sembiante non fu più quello di prima. L'indomani ella e suo marito, alzatisi di buon'ora, si prostrarono dinanzi all'Eterno, poi partirono e ritornarono a casa loro a Rama. Elcana conobbe Anna, sua moglie, e l'Eterno si ricordò di lei. E nel corso dell'anno Anna concepì e partorì un figlio al quale pose nome Samuele, cioè frutto di un esaudimento divino, perché disse: l'ho chiesto all'Eterno. E quell'uomo, Elcana, salì con tutta la sua famiglia per andare a offrire all'Eterno il sacrificio annuo e a sciogliere il suo voto. Ma Anna non salì e disse a suo marito: io non salirò finché il bambino non sia divezzato, allora lo condurrò, perché sia presentato dinanzi all'Eterno e quivi rimanga per sempre. E il Cana, suo marito, le rispose: fa come ti pare bene, rimani finché tu l'abbia divezzato, purché l'Eterno adempia la sua parola. Così la donna rimase a casa e allattò il suo figlio fino al momento di divezzarlo, e quando l'ebbe divezzato lo menò con sé, prese 3 gioventi, un'efa di farina, un'otre di vino, e lo menò nella casa dell'Eterno a Shiloh. Il fanciullo era ancora piccolino, e il cane ed Anna immolarono il giovenco e menarono il fanciullo ad egli. E Anna gli disse: signor mio, com'è vero che vive l'anima tua, mio Signore, io sono quella donna che stava qui vicino a te a pregare l'Eterno. Pregai per avere questo fanciullo. L'Eterno mi ha concesso quel che io gli avevo domandato. E dal canto mio lo dono all'Eterno, e finché gli durerà la vita, egli sarà donato all'Eterno. E si prostrarono qui dinanzi all'Eterno. Fin qui la parola del Signore. Il libro dei giudici dopo Giosuè, dopo che Israele aveva iniziato la conquista dei territori, gran parte dei territori erano conquistati. Nel libro dei giudici, dopo circa 3 secoli dalla morte di Giosuè, si assiste ad una situazione veramente tragica. C'era una confusione dal punto di vista politico, una confusione dal punto di vista religioso. Il libro dei giudici, e lo troviamo spesso in tutti quei capitoli, alla fine termina che ognuno faceva quel che gli pareva meglio. Avevano dimenticato come si adora il Signore, si erano prostrati ad altri dei. Il libro di Samuele inizia, ecco così, in questa cornice di una situazione tragica. Però alla fine del libro di Samuele vediamo che questa situazione così tragica, così nefasta, c'è una trasformazione, c'è un cambiamento, c'è un'autorità riconosciuta, c'è un re, c'è il ripristino del culto, c'è quello che fece Davide, ordinò i cantori, i suonatori nel tempio, c'era l'idea, il pensiero, e si attivarono tutte alla costruzione di una casa per il Signore. C'è stata una trasformazione, un cambiamento radicale. C'è una situazione diversa.
Come è avvenuto questo cambiamento? Che cosa è successo? Che c'è stato questo cambiamento dalla fine dei giudici alla fine di Samuele. E il libro di Samuele inizia con questa preghiera, la preghiera di Anna. C'è stato un cambiamento e in mezzo c'è questa preghiera di una donna tribolata. Noi considereremo stamattina il suo dolore e la sua preghiera. Il dolore di Anna, nei primi versi che abbiamo letto, è resa evidente dinanzi agli occhi nostri quello che è il dolore di Anna, quale dolore questa donna portava nel cuore. Era una donna sterile. Allora essere sterile, non avere figli, non poter dare una progenie, un'eredità al proprio marito, voleva dire non aver nessun valore come donna. Si era ai margini, si pensava che una donna sterile in qualche modo vivere sotto la maledizione del Signore. C'era questo tormento. Il valore di una donna veniva misurato in base alla capacità di dare dei figli al proprio marito. Elcana amava Anna, ma Anna non aveva figli. E per avere dei figli Elcana sposò un'altra donna. Ora non vogliamo considerare la scelta di Elcana o, come dire, propinare la poligamia, no? Con tutti i problemi che essa porta. Qualcuno direbbe una è già sufficiente. Però Elcana, per avere dei figli, sposò un'altra donna, Peninna, la quale gli aveva dato tanti figli, no? Primi versi del capitolo, molti figli e molte figlie. Anna invece era sterile. Inoltre, abbiamo detto che Peninna non perdeva occasione per provocare e mortificare Anna. Ogni occasione era quella giusta. Qui la troviamo anche nell'ambito di un'offerta, di una lode, no, al Signore. Si stanno ogni anno, partivano dalle proprie abitazioni, si recavano a Scile presso l'Arca dell'Eterno, dove era il Tempio, per adorare Dio. E anche in quel contesto di adorazione, di lode, Peninna non perdeva occasione per mortificare Anna, al di là di tutti i giorni a vivere nella stessa casa. Non siamo forse un po' in qualche modo tutti Peninna? Perché Peninna mortificava Anna? Certo, probabilmente poteva soffrire del fatto che il cane amava in maniera particolare Anna. Talvolta si è subito pronti, no, a puntare il dito verso gli altri, o in qualche modo ad far emergere e ingigantire i difetti e le difficoltà degli altri per sentirsi migliori. Peninna non perdeva occasioni per dire che Anna era una donna sotto la maledizione del Signore, che non era stata capace di dare dei figli ai del cane, era sempre lì, in ogni momento, a puntare il dito verso Anna, denigrarla per sentirsi in qualche modo migliore. Anna non aveva figli. Peninna non mostrava nessuna sensibilità per il peso, per il dolore, per l'amarezza che Anna portava nel suo cuore. Aveva un dolore forte nel cuore. Anna qui è presentata anche come una donna pia. In un tempo in cui ciascuno faceva quel che gli pareva meglio, in un tempo in cui l'adorazione di idoli, dei Baal,
glorificava in ogni città, in ogni luogo, ognuno aveva degli idoli personali in casa. Anna, insieme ad Elcana, si recava ogni anno per adorare il Signore. Aveva un cuore per il Signore. Era una donna pia. In che modo rispondeva Anna alle mortificazioni di Penina? Immaginiamo di essere nella situazione di Anna, con il dolore nel cuore, con il senso di fallimento che schiaccia la nostra persona, poi si è pungolati da qualcuno vicino. Io parlo per me, la prima, la seconda, la terza volta forse, ma poi inizia la reazione, una reazione direi negativa. Anna non reagiva alla mortificazione di Penina. E quando poi, dinanzi al sommo sacerdote, sulla soglia del tempio, egli la guardò, l'osservò e nella sua amarezza Anna stava pregando e venne definita una donna da nulla, una donna ubriaca, che spendeva la sua vita nel vino. E là, anche lì, mostrò una reazione dolce, una sottomissione alle autorità che Dio aveva costituito. Una donna pia amava il Cana, nonostante il Cana abbia scelto di sposare Penina per avere dei figli, non risponde alla violenza di Penina con ulteriore violenza. Risponde con dolcezza, sottomissione, si dimette nel Signore, la troviamo lì alle soglie del Tempio ad invocare il Signore, egli dice spande la sua anima dinanzi al Signore. È una situazione di dolore forte che Anna ha nel cuore, però dice il testo che il Cana amava Anna. E il predicatore faceva questa similitudine, no? Noi possiamo vivere delle situazioni in cui nella nostra vita sembra esserci più dolore e sofferenza che gioia e esultanza. Sembra che nella nostra vita ci siano cose che in qualche modo appesantiscono, schiacciano anche la nostra azione nei confronti del Signore. Ci sono delle cose che mancano. Anna non aveva figli e si trovava a confrontarsi con una donna che aveva molti figli e molte figlie. Poteva esserci in qualche modo l'invidia, il desiderio di avere quello che aveva, di essere Penina, di cessare di essere Anna, dice voglio essere come Penina, avere tanti figli. Elcana però amava Anna. E Bill James diceva, ecco, non dobbiamo mai dimenticare, in qualsiasi situazione noi possiamo trovare a viverci, anche se siamo nel profondo del nostro dolore, che il Signore ci ama. Vogliamo quindi riposare nell'amore di Dio? Noi possiamo rivolgerci a Dio come Padre nostro, Gesù ce l'ha insegnato, che sa dare buoni doni ai propri figli, o vogliamo essere Penina? L'amore di Dio vale di più, a prescindere dalla sofferenza che possiamo vivere, a prescindere dal dolore che può essere presente intorno a noi e dentro di noi. L'amore di Dio vale di più. Essere Anna o Penina. Dal verso 9 del primo capitolo vogliamo considerare adesso la sua preghiera. Dopo che ebbero mangiato, bevuto a Scilo,
Anna si levò e si mise a pregare. Talvolta Dio ci conduce sulle ginocchia. C'era una sofferenza, un'amarezza nella vita di Anna. Ogni giorno era in qualche modo soggetta ad essere molestata, no? Dio ci conduce sulle ginocchia. E così come le mani alzate può essere un segno di esultanza e di resa, anche essere sulle ginocchia è un segno, sì, di riverenza, di riconoscimento dell'autorità del Signore, ma è anche un segno di resa. Si è in ginocchio e si eleva al Signore una preghiera. Anna si alzò e chiamò l'attenzione del Signore, chiamò lo sguardo su di lei. Guardami. Anna si alzò e disse: Signore, se tu hai riguardo alla tua serva, guardami. Questa è la preghiera del Padre. Così come la fece Sansone, ma forse l'esempio più grande che abbiamo dinanzi ai nostri può essere il ladrone sulla croce. Guardami, così come sono, guardami. Dio ci concede di invocare Lui per essere da Lui guardati, esaminati, perdonati, purificati. Così Dio risponde ad Anna e risponde attraverso la benedizione di Eli. E qui troviamo che è l'unica volta in cui un sacerdote del Signore lascia una benedizione su un individuo. Vai in pace e la preghiera che tu hai rivolta sia esaudita. Il cuore di Anna poteva riposarsi nel fatto che Dio aveva udito la sua preghiera. C'era un continuare a vivere nella pace di questo Dio, tanto è vero che ci fu una trasformazione, il suo sembiante non era più lo stesso. Cioè, quell'amarezza che in qualche modo poteva trasparire, comparire sul suo volto, quel pianto dirotto, venne in qualche modo fermato. Il suo sembiante non è stato più lo stesso. Quando lei ha pregato e Dio attraverso lei gli dà la serenità della pace e della sicurezza dell'esaudimento della sua preghiera. Va. C'è una trasformazione. Cosa c'è di speciale nella preghiera di Anna? Abbiamo parlato del dolore, abbiamo detto sì che anche nel suo dolore Anna restava una donna pia, mansueta. Cosa c'è di speciale nella preghiera di Anna? Il suo dolore, la sua preghiera, la promessa. Verso 11 del testo ci parla di qualcosa di straordinario che è presente nella preghiera di Anna ed è un voto particolare, un voto che Anna fa al Signore. Fare un voto al Signore, leggiamo nel libro dei Proverbi, è una cosa seria. Meglio non prendere impegni sacri per l'Eterno che prenderli e non mantenerli. Fare un voto, e leggiamo pure nel testo, no? Quest'ansia di Elcana. Abbiamo fatto un voto al Signore e noi dobbiamo adempierlo. Ecco, Anna sali e dona il tuo figliuolo. Anna dice: no, lo devo prima divezzare, ma poi adempirò quel voto. C'è un voto straordinario. Anna aveva
delle motivazioni pure. In qualche modo noi potremmo pensare che parlare al Signore, invocare il Signore, proponendo in qualche modo un contraccambio, no? Un baratto. Il Signore non è offeso da questo contraccambio. Anna aveva delle motivazioni pure nel cuore. È cosciente della situazione disastrosa del popolo, è cosciente della situazione disastrosa dal punto di vista religioso. All'inizio del capitolo abbiamo letto che c'era Eli e i due figli di Eli, due persone corrotte che saranno poi sterminate dal Signore, che esercitavano il loro sacerdozio. Dio ha dato al cuore di Anna un peso più grande, un uomo per la nazione, un uomo per la nazione. Ecco, io dono all'Eterno, ecco Signore, se tu mi dai un figlio maschio, io lo consacrerò a te, un uomo per la nazione. Noi sappiamo lo strumento che Samuele è stato nelle mani del Signore, ha unto Saul, ha unto Davide, è stata presso il Signore, è stato uno strumento importante nell'azione del Signore. Dio ha dato ad Anna un peso più grande di quello che lei in qualche modo poteva pensare. Un uomo per il bene della nazione. Il Signore usa le angosce personali per una mediazione spirituale. Abbiamo l'esempio di Naomi, no? L'angoscia di Naomi: perde il marito, poi perde i figli, resta con Ruth e l'altra nuora. Abbiamo l'esempio di Giuseppe, figlio di Giacobbe. Le angosce che Giuseppe ha subito, ma c'era un piano, il bene della nazione. Ecco, Dio aveva dato ad Anna il peso per la nazione, il peso per un culto fatto in modo che Dio sia onorato, una vita vissuta quotidianamente in modo che a Dio sia data ogni gloria. Pensiamo così, ecco, alle chiese, sì, in modo generale nel mondo, pensiamo alla chiesa in Italia, pensiamo a Monte di Procida. Come preghiamo? Possiamo vivere delle angosce che possono avere dei risvolti personali, ma Dio usa le angosce personali per una mediazione spirituale. Come preghiamo per l'Italia? Che Dio conceda un uomo per la nazione? Forse un nostro figlio? Per la Chiesa? Che Dio conceda uomini per la Chiesa, che siamo pronti a dire, come diceva Samuele: ecco, parla, perché il tuo servo ascolta. Ci sono delle priorità da riaffermare. Come preghiamo per i nostri figli, come abbiamo pregato? Signore, lo dono a te, prego che la sua vita sia un inno alla tua gloria. Noi pensiamo per i nostri figli, ecco, di avere una buona vita, di avere una cospicua eredità, di avere un buon lavoro, degli uomini per la gloria di Dio. Le nostre prove, così come quella di Anna, ci devono ricordare quali sono le nostre priorità. Ed è vero,
che nel momento della difficoltà emergono nella nostra vita quelle che sono le nostre priorità. Nel bisogno in cui ci troviamo a vivere, a pensare, emergono ciò che conta veramente per noi, ciò che si è disposti ad offrire e che ci costa, perché offrire ciò che non ci costa lascia il tempo che trova, come ci diceva Daniele. Le nostre prove, il nostro dolore devono ricordarci quali sono le nostre priorità. Quali sono le priorità? Gesù che cosa ci ha insegnato a pregare? Padre nostro, che sei nei cieli, rivolgetevi al Padre che è un Padre d'amore, sia santificato il tuo amore, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Gesù ha detto: cercate prima il regno di Dio e poi le altre cose vi saranno sopraggiunte. Qui nel testo e né altrove ci viene detto se Anna poi ha avuto altri figli. Non ci viene detto. Non lo sappiamo. Ci è stato detto che ha avuto questo figlio, l'unico figlio, e l'ha donato al Signore per il bene della nazione. Cercate prima il regno di Dio e le altre cose saranno sopraggiunti. Anna si alzò, verso 11, e disse: guardami, Signore, guardami. Stamattina io dicevo: sì, Signore, guardami, io mi arrendo. Paolo diceva: io non vivo più per me stesso. Non ha più alcun valore spendere la propria vita per se stessi, pensare alle risorse che Dio ci ha dato per dei guadagni personali. Guardami, Anna diventò lo strumento che Dio usò per trasformare la situazione di Israele. Ognuno faceva quel che gli pareva meglio. Poi Anna pregò, Dio gli donò un uomo, un fanciullo per la nazione. E poi ci fu il ristabilimento, ci fu un re, il ristabilimento del culto, della lode e della gloria al Signore. Che Dio ci dia di imparare ad invocare Lui, perché Lui lo desidera, a collocare la preghiera in questo progetto che Dio ha, prima Dio, poi noi, prima Dio, poi le nostre cose, e nello stesso tempo a rivolgere al Signore questa preghiera: Signore, guardami, guardaci, ci arrendiamo a te, trasforma la nostra nazione, la nostra regione, il nostro paese, Signore, la tua chiesa, quando non vedo la città. Preghiamo. Signore, la richiesta dei tuoi discepoli trova ancora oggi una giusta collocazione. Signore, insegnaci a pregare. Perché anche nelle nostre preghiere, Signore, talvolta ciò che si manifesta è ciò, Signore, che interessa per il nostro bene, la nostra salute, le nostre cose. C'è in qualche modo un disequilibrio tra quello che pensiamo per noi e quello che è necessario per il tuo regno. Signore, guardaci. Noi non sappiamo pregare come si conviene. Grazie, Signore, che tu metti nel cuore dei pesi per cui pregare, per cui invocare il tuo nome. E ci dai anche la gioia di vedere l'esaudimento, la trasformazione. Concedici, Signore, di riposare nel tuo amore, di ricevere da te
i doni che tu hai pensato per ciascuno di noi, ma nello stesso tempo, Signore, noi ti preghiamo di rivolgere i tuoi occhi sulla tua chiesa qua a Monte di Procida. Signore, guardaci, alziamo le mani, pieghiamo le ginocchia in segno di resa, trasforma, Signore, ogni situazione per la tua gloria. Dacci, Signore, di vedere la tua potenza all'opera, perché tu sei capace di fare cose straordinarie che la nostra mente, il nostro cuore, in qualsiasi situazione, Signore, ci troviamo a vivere, non possiamo mai dimenticare che noi riposiamo nel tuo amore. Chi ci separerà dall'amore di Gesù? Abbiamo letto e leggiamo nella tua parola: se tu sei per noi, chi sarà contro di noi? Grazie che alla tua destra c'è il Signore Gesù che prega per noi. Grazie perché, Signore, c'è lo Spirito Santo che trasforma il nostro grido in sospiri ineffabili.